Dalle parole alle immagini è stata inaugurata ieri la mostra di cartoline realizzate dagli studenti dell'Istituto Professionale Adriano Olivetti e dell'Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione Federico Seneca di Fano. Una mostra che chiude la quarta edizione della rassegna con le parole giuste, le parole della giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società. Abbiamo lasciato ai ragazzi la possibilità di interpretare, di leggere, di approfondire questi temi con un'espressione grafica anche molto diversa sotto l'aspetto tecnico, che però potesse poi dare l'immagine, dare il senso, dare il significato alle parole che andavamo ad approfondire negli incontri. Per cui siamo molto molto soddisfatti di questa modalità di collaborazione e ci sembrava corretto, ma lo facciamo con grandissimo piacere, ospitare tutto il lavoro che è stato svolto al di là di quello che poi abbiamo utilizzato nella comunicazione istituzionale. Allestita nei locali della MIMO raccoglie gli elaborati grafici realizzati dagli studenti del Polo Scolastico 3 per l'ultima edizione della rassegna, dedicata alla riflessione su alcune parole chiave che in ambito giudiziario hanno un significato, ma che in altri settori assumono un senso e peso diversi. La mia cartolina, a differenza delle altre in mostra, che sono realizzate principalmente con fotografie o comunque impaginazioni con programmi che utilizziamo a scuola, la mia è un'illustrazione, ovvero un disegno a mano realizzato da una mia compagna di classe, in quanto ecco, non ho tutte queste doti nel disegno a mano. Comunque l'idea è nata da me, ho appunto posto al centro dell'illustrazione ciò che secondo me rappresenta meglio la cura con le parole, appunto un elettroencefalogramma diciamo così, arricchito da quello che può essere un libro. Appunto, secondo me questa è la migliore interpretazione della cura con le parole. Dopo le prime due cartoline realizzate come gli anni precedenti da Maurizio Minoggio, autore del logo della rassegna, gli alunni hanno portato avanti il lavoro grafico, a coordinarli il professore Gianluca Proietti. Una mano per la parola cura. Sì, questa è l'interpretazione che ho voluto dare a questo progetto. È l'interpretazione della parola proprio cura, che quando si dice prendersi cura di qualcun altro, aiutarlo proprio a rialzarsi. Soddisfatto del successo ottenuto dalla rassegna anche Samuele Mascarin, assessore alle biblioteche e alla legalità democratica del Comune di Fano, che ha ricordato il prezioso contributo dell'Associazione Nazionale Magistrati Marche. Tanti gli studenti, gli insegnanti e i cittadini coinvolti, ha commentato, per continuare a trasmettere messaggi importanti con le parole giuste. La parola che mi ha ispirato è stato vittime e rappresenta le vittime della guerra. E anche le vittime sociali, le vittime in generale. Ho voluto mettere questa ombra sagoma sopra questi proiettili per far capire che le vittime non hanno né età, né etnia, né genere. La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della MIMO. In questo caso invece la parola scelta è memoria. Sì, è memoria. La memoria della Shoah degli ebrei avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale e ho deciso di rappresentarla con una camicia appunto tipica dei prigionieri dei campi di concentramento, facendo risaltare la stella di David con il colore giallo.